Intanto è avvenuto 11:43:06, lasciamo andare avanti il sole. E la sua bella macchia. Ha detto 11:43:06, era il penultimo quadratino. Vedete, la riuscite a valutare la turbolenza in termini di quadratini dal movimento della macchia? Quanti quadratini fa la turbolenza? Allora, intanto dobbiamo dire che la macchia sta passando nel nostro riferimento, ha scavallato già un quadratino, quindi sono due quadratini di errore, diciamo. Quello dobbiamo tenerne conto perché non ci verrà il diametro, ci verrà un tanto un po' più lungo. Perché un quadratino l'ha fatto adesso e un altro quadratino lo farà dopo. Cioè bisognava inclinarlo ancora un po'. Però lo possiamo fare anche con il prossimo giro. Il problema della misura del diametro del Sole che ha impegnato a me negli ultimi 22 anni è proprio questo, perché il telescopio, anche i più grandi telescopi, ti offrono un'immagine in movimento, sempre turbolenta, l'atmosfera che lo depone. Allora, come fai a misurare un diametro con una precisione di una parte su 10.000 se si muove in continuazione tutto quanto? E questo è un procedimento molto, molto interessante, insomma, da studiare. Allora, ha fatto due quadratini di distanza e sta ripassando al punto che avevo fissato prima, alle 11:45:18. Due quadratini, noi possiamo rimettere questo un pochino inclinato e valutare anche quanti quadratini, mancano quattro quadratini al completamento del lato maggiore. Due quadratini di distacco e il diametro, mancano quattro quadratini a fare tutto quanto. Adesso lo mettiamo qui e poi un altro cronometro nello stesso video. 11:45:50. Stavolta l'ho preso tre quadratini prima, quindi prendiamo anche tre quadratini prima e mi aspetto che la macchia cammini su questo corridoio, se l'ho puntata bene. Posso chiedere cosa state osservando? Il sole. Cioè? Si sta spostando, ma quello è un riflesso, è da lassù. È una lente che sta lì sopra, lo proietta qui. Caspita, come si muove rapidamente però. È ingrandito, ma è quello che fa normalmente tutti i tempi. Sì, per certo, sì. Stiamo studiando questa cosa per capire come parcheggiare le macchine a Londra. Mi sta prendendo in giro, però può essere interessante. No, è il principio lo stesso. Quando uno si mette la macchina, vuole che il sole dopo un'ora sia lì, l'ombra, devi prevedere, bisogna fare questo stesso. Quanto puoi stare, insomma. Ha ragione. Ma si muove veramente rapidissimamente. 2 minuti e qualcosa per fare il suo diametro. E 12 ore. E lei che forse l'esperto, ovviamente, dove arriverebbe questo quando siamo a il 21 marzo, l'equinozio, starà al centro, quel puntino nero al centro del nero. Questa cosa è stata predisposta per dare questo spettacolo con questa lente, il 21 marzo. Fantastico. Avete visto se è camminato sul canalino suo? L'ha visto il video. Però adesso mancano pochi istanti alla fine del transito, perché erano tre quadratini prima, quindi possiamo prendere il tempo a voce e poi ci andiamo a risentire i tempi e calcoliamo. Grazie, buon lavoro. Grazie a lei. Undici quarantotto, 00:30.
possiamo anche circostanziare la ripresa con questa